Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera. Complimenti all'Inter che ha praticamente stracciato il Milan in finale di Supercoppa italiana, l'ha stracciata, ha meritato proprio la... Niente da dire, niente da dire, superiorità, superiorità dell'Inter. Il Milan, è... ma non è questa partita. Che il Milan soffre, già il Milan è sofferente, era già claudicante e adesso è, se si può dire, se si può usare la parola, una mezza crisi, una mezza crisi. L'Inter ha dimostrato superiorità in tutti i reparti, fisicamente, tatticamente. Un grandissimo Dzeko, un grandissimo Lautaro con questo gol di esterno destro, e quindi l'Inter merita al 100% questa Supercoppa italiana. Complimenti per loro. Fatemi dire una cosa, quello che a me mi è dispiaciuta, ma questo mio pensiero voi già lo sapete, ed è quello della location. Un derby, che sembra un derby, giocato a Milano avrebbe avuto un altro effetto. Ci sarebbe stato lo stadio San Siro pieno, tutto pieno, stracolmo, 75-80 mila spettatori, e sarebbe stato a livello diciamo di festa ancora più bello. Purtroppo questo calcio ormai non ci sono più le emozioni, quelle giuste, ci sono soltanto i dollari, i petrodollari, e quindi si va a giocare in questi posti. Dove il tifoso vero, secondo me, sente la mancanza. Quindi fatemi dire questa piccola cosa, perché ci tenevo. L'Inter, ragazzi, è una squadra che ha il suo 11 ben ormai collaudato, e non è, quando è in forma, quando è in serata, sì. È pericolosa, e questo lo sa anche il Napoli, anche se il Napoli era, diciamo, il ritorno dalla post mondiale, però quella partita l'Inter se l'è giocata alla grande, se l'è giocata alla grande. E ripeto, l'Inter quando è in forma è da tenere d'occhio, poi c'è i cambi ormai, quelli pilotati, quelli tranquilli, esce Tizio, entra Caio, esce De Marco, entra Gosens, squadra, diciamo, ormai con un assetto ormai ben definito. Inzaghi oggi l'ha messa bene in campo, come diciamo in queste ultime partite, tranne quello col Monza, dove la mente lì, quando c'è la mente che non funziona, le gambe poi non girano bene. E il Milan è in crisi. Pioli deve lavorare, 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 perché questo Milan è lontanissimo parente del Milan di inizio campionato e soprattutto del Milan scudettato dello scorso anno. Vi saluto e Massiccio Incazzati, fino alla fine, forza Juve!